cosa abbiamo fatto? Ho fatto casino. Sta arrivando la polizia, forse, non lo so. No. Ogni giorno una nuova avventura insieme a noi e oggi ha inizio una nuova giornata qui a Berlino. Guten Tag. Schnell 999. Lascia il sole. Vai. No. No. Scendi via. Ha detto chi salirà con l'ascensore avrà tutti questi lati selezionati. Pazzi. E voi che ci guardate siete il team Tro della famiglia più forte e grande di YouTube. Entrare a far parte di questa famiglia è semplicissimo. Infatti vi basterà cliccare il tasto iscriviti qui sotto e farlo esplodere. Bam! Mi raccomando, non quello sullo schermo, quello che c'è sotto. Una carciofina a Berlino. Na 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 na. Tararara. Stiamo prendendo le biciclette. Il nostro lui è lì che sta cercando di capire come fare. Oh yeah. Ok, ce l'ho fatta, ci sono riuscito. Ho preso una bicicletta. Solo che abbiamo un problema, ovvero non riesco a sbloccare l'altra bicicletta. Quindi mia cara Carcio, dobbiamo viaggiare con una bicicletta. Ma sei impazzito o cosa? Non ci posso fare niente, non lo so fare. Guarda, abbiamo questa bicicletta. Troppo alta per me. Come si abbassa il sellino? 2 hours later. Si rialza da solo. Magia questo, come fa? Many hours later. Oh yes, ci sono riuscita. Ok, aspetta, calma. No, dove vai? Dobbiamo andare insieme. Abbiamo una bicicletta sola. Capito, io con le biciclette a tuoi piedi, ciao. No, dai, dove va? Guardatela. Sembra ET, adesso spicca il volo. Mi è tagliato la strada. L'avete visto tutti? Replay. Come lui ci sia riuscito, ma mi ha convinto e faremo la cosa più pazza di sempre. Stai più indietro? Mamma mia, ma cosa stiamo facendo? Mamma mia! Siamo partiti verso l'infinito e oltre! Che è meglio. Due persone devono avere due bici. Dentro te, oggi è il vostro grande giorno. Stiamo finalmente per parlarvi di una cosa che in realtà già avete scoperto su Instagram perché siete dei super stalker, ma di cui non vi abbiamo ancora raccontato proprio tutto. Come ormai sapete, abbiamo doppiato un film d'animazione. Cioè, finalmente i Me Contro Te saranno al cinema. In realtà la nostra voce sarà al cinema. Abbiamo doppiato il film d'animazione Smallfoot, il mio amico delle nevi di Warner. Doppiare è stato un'esperienza incredibile, è stato super divertente perché era come se noi fossimo diventati altri personaggi e quindi abbiamo dato la voce a delle persone che non eravamo noi. Il film è davvero super divertente, fa morire da ridere. I protagonisti sono delle creature gigantesche, dolcissime e pelose che vivono sull'Himalaya, ovvero gli Yeti. Infatti il mio personaggio è uno Yeti, Thor. Io invece nel film sono la segretaria, amica, quasi fidanzata di un ricercatore che studia proprio gli Yeti. Il mio nome è Brenda. Probabilmente avrete già visto il trailer, noi siamo super gasati di questo. Ovviamente, quando abbiamo doppiato il film, abbiamo ripreso tutto perché siamo dei vlogger, vloghiamo la nostra vita. All'epoca avevamo detto che eravamo a Roma per una sorpresa di cui non potevamo parlarvi. Però finalmente è giunto il grande giorno e quindi vi mostreremo quelle clip. Flashback. Eccoci, sono Punto, sarà doppiaggio, significa che le persone usano dei microfoni e tu li stai disturbando. E quindi non posso urlare? Mi fa sempre riconoscere, scusate. Non posso urlare? Shh. Avete mai visto una sala di doppiaggio? Oh. Somiglia molto a una sala di registrazione per canzoni. Quando fai in tutto il mondo io ti conosci. Però non sarà così, perché qui si incidono le voci. Sulla voce originale andremo a fare la traduzione in italiano e parleremo sopra i personaggi. Sarà fighissimo. È davvero stupendo, questo posto è incredibile. Scusate, la gente sta lavorando, potete non urlare. Ma chi è che parla? La voce di Manager Gigi. Manager Gigi, eccolo!
Dove sei? Eccolo! È bellissimo questo microfonino. Serve per parlare nell'altra stanza. Sofia Scalia è tesa in sala 2, grazie. È come se fosse dentro un acquario. Ma vorrei portare la vostra attenzione su quella pedanina, perché essendo che la nostra piccola carciofì è troppo piccola e bassa e non arrivava al microfono, hanno dovuto mettere questa pedanina. Questo è un red carpet per sì. persone importanti e di alto livello come me. Ma cosa? Semmai un red carpet per formichine. Intanto, chi è che sta sul pavimento grigio? Oh! Soprattutto, chi è che in Smallfoot doppia la voce di uno Yeti? Io, perché? Chi è che invece interpreta la voce di un'umana carina e intelligente? Scritta, Sofì, io sono Brenda e sono super simpatica, carina e intelligente. Oh sì, un'umana carina, coccolosa e intelligente. Guarda cosa prendo io. Oh, ecco, questo è il tuo tappeto rosso e questo è il mio. Adesso chi è il re imperatore di tutti i doppiaggi? Sempre io. Perché io ho avuto il tappeto rosso per prima. Anzi, adesso ne ho due. Inizio io. È il mio momento. Sono davvero super emozionato perché sto per doppiare. Poi sarò al cinema. Guardate qui come funziona. Davanti ho questo mega schermo dove vedrò le scene del film senza voce. Cioè io sentirò le voci originali del film in inglese e le andrò a leggere e doppiare. Quindi ci siamo. Ragazzi, dopo ore di doppiaggio abbiamo finalmente finito. Adesso vedremo la luce. Che c'è? Ma ci sono gli Yeti qui. Ma voi resistete veramente? Sono Mickey e Migo. Guarda che piedi che hanno. Ah, dei mega piedoni. Guardate il mio che piccolino a confronto. Hey. Veramente Bigfoot. Complimenti, ragazzi. Facciamo il saluto alle trote. Yeah. Ni. È stato super divertente, super emozionante rivedere quelle clip. E soprattutto, non sapete la figata pazzesca? Ovvero, grazie a Warner e grazie a Smallfoot avremo l'occasione di incontrarci. Sì, infatti Warner ha lanciato un concorso e chiunque prenderà i biglietti per andare a vedere il film al cinema potrà vincere il biglietto fortunato per incontrarci. Soltanto due di voi vinceranno questo concorso. Comunque, per tutte le info c'è il link in descrizione. Noi ovviamente non possiamo far altro che ringraziarvi, perché da semplici youtuber stiamo diventando davvero una realtà molto importante. Abbiamo fatto una serie TV, abbiamo fatto delle canzoni e adesso siamo anche al cinema a doppiare un film d'animazione. Grazie per tutto il supporto che ci date, siamo ufficialmente la squadra più grande e forte di YouTube. Ci sono gli uccellini. Lui li stai facendo allontanare. Se ne sono andati. Sono uno stupido, che problema ho? Aspetta, magari ritornano. Eccolo, è tornato. È scappato di nuovo. Lui devi stare fermo, calmo, immobile, che loro tornano. Non ci sa stare proprio fermo, calmo, immobile. Noi abbiamo pranzato. Tra l'altro qui si mangia un sacco di cibo spazzatura. Abbiamo mangiato un sacco di patatine fritte. Questo no, non va bene. Adesso stiamo facendo una passeggiata per smaltire un po' e torniamo in albergo. Rieccoci nel nostro ascensore dell'albergo che ci piace e vi piace così tanto. Come tradizione, via all'ultimo piano. No, lui, ma devi smetterlo. Ma mi sono sempre chiesto, questo tasto qui con la campanella, a che serve? Non ci interessa, lascia stare, non importa. Tu stai tranquillo, adesso arriviamo all'ultimo piano, poi andiamo al nostro, che è il sesto, e buonanotte. Sì, hai ragione. L'ho fatto! Non lo so, ho preso di tutto. Cosa abbiamo fatto? Ho fatto casino. Sta arrivando la polizia, forse, non lo so. Ma cosa fai? Ma cosa ti passa per la mente? Non solo l'hai premuto una volta, ma due. Nascondiamoci, ok, ci siamo. Non entrare. Cavolo, non può entrare. Ma due criminali non possono fare un'altra cosa criminale. Sofì, si stanno chiamando la sicurezza. Sto vedendo i vicini del fuoco. Sei pazzo? Cavolo, lui, dobbiamo trovare una soluzione. Ehi, ci sono. Cosa?
se ci chiedono qualcosa, diciamo che noi non l'abbiamo premuto volontariamente, ma è stato un errore. Infatti, è stata Sofì che per sbaglio l'ha premuto. No, 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 è stato lui che per sbaglio, anziché premere il tasto zero, ha premuto il tasto campanella. Non potevamo più rifare. Mai più. Ok, bene, adesso siamo ufficialmente ricercati a Berlino. Trotto, continuate a seguire le nostre avventure qui a Berlino, perché ogni giorno è una nuova avventura super pazza. Presto torneremo in Sicilia e ovviamente vi porteremo sempre con noi. Quindi iscrivetevi, ma soprattutto correte al cinema per andare a prendere il biglietto per vincere il concorso per incontrarci. Il film sarà disponibile in tutti i cinema d'Italia dal 4 ottobre. Bene, ma che oggi siete riusciti a strapparmi un sorriso? Noi vogliamo passare un abbraccio a Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani!